Sulla piazza del Palais Royal, Bartali si gode un film di prima visione. Orson Welles, che interpreta il personaggio del mossiere. Partito, dopo tante discussioni, anche questo tour. E après? Dopo Mommy Rai sono gli italiani a condurre. Pubblico da far concorrenza al giro. Al rifornimento di Chalon, mezz'ora di ritardo sul previsto. La salitella dopo Verdun è famosa. Magni, Bartali, Robic stanno inseguendo Lambrecht. Sul finale, gragnuola di fughe. Ma quella conclusiva, Goldschmidt, Remy, Lambrecht, vede la vittoria del più veloce. A Metz, la prima maglia gialla del 50 è il lussemburghese Jean Goldschmidt. La seconda tappa va a Liegi, sotto la pioggia. Sarà caratterizzata da una fuga di geminiani per 200 km. Ma Gino ha controllato la situazione. Alla soglia del traguardo, sul viscido asfalto, eccolo con Magni, Leoni, Bobé, Robic. Oggi la vittoria tocca giustamente al più forte velocista del tour, Adolfo Leoni. Se non la maglia gialla, ha un biondissimo bacio. La terza tappa va a Lille. La carovana si è appena staccata dalle rive della Mosa, che già si è pronunciata una fuga a 8. Tra gli 8 è Pasotti, fiancheggiato da Lamberti e Pedroni. In questo momento gli inseguitori, tra cui Magni, ritengono ancora che l'uomo pericoloso della giornata sia il belga Blom. Frontiera belga per la breve puntata internazionale. A Lilla, Pasotti, che ha lavorato di metodo e di intelligenza, diventa anche scattista, batte Blom. Ancora un italiano, si domanda. Oui, monsieur. Pasottino, detto Fredo. La maglia gialla per il gioco degli abboni passa a Gauthier. Quarta tappa verso Rouen. E qualcuno riflette che con due sole gambe ne fanno della strada i ciclisti. A Malonnet sei uomini sono scappati. Ma il finale è a sorpresa. Proprio nel centro di Rouen il belga Okers ha preso 100 metri. Arriva solo. Il gruppo che sopraggiunge aveva lottato a corpo perso. Ha vinto su una curva secca, dirà Gino, che anche oggi si è battuto contro gli attacchi, la pioggia e il pavé.